Buon inizio del mese di giugno a tutti. Il mese di maggio è il mese dedicato dalla devozione cristiana alla Madonna. Il mese di giugno è un altro bel mese, un mese che i cristiani amano dedicare all'amore del Sacro Cuore di Gesù. E nel Sacro Cuore c'è anche tutta la devozione che la fede cristiana riserva, per esempio, all'Eucaristia. Durante questo mese celebreremo la solenne festa del corpo e sangue del Signore, il Corpus Domini. E in questo noi vediamo anche molte volte l'opportunità per ringraziare il Signore per il dono del sacerdozio. Vedete quante tematiche mi sono venute, ma francamente non so da dove partire, ve lo dico con molta franchezza, anche se vorrei con voi dedicare qualche tempo, qualche piccola riflessione a chi? Proprio ai sacerdoti, ai preti, ai ministri consacrati, anche a noi diaconi. Perché molte volte, ecco, dimentichiamo che anche noi abbiamo bisogno di essere sorretti dalla preghiera, abbiamo bisogno di essere alcune volte ripresi con amore, rimproverati con amore, abbiamo bisogno di essere toccato il cuore. E quindi dedicheremo qualche riflessione, qualche meditazione appunto al dono del sacerdozio nella Chiesa. La nostra compagna di viaggio, almeno per qualche ancora puntata, è sempre Madre Gargani, perché lei era una grande innamorata dell'Eucaristia e affidava sempre alla Madonna, e ogni giorno nell'Eucaristia celebrata nella Santa Messa affidava i sacerdoti, pregava per i sacerdoti. E quello che lei dice per i sacerdoti vale per ogni cristiano. Sentite cosa scriveva a proposito della Eucaristia. Non cessate mai di bere alla fonte di acqua viva, che è il Santissimo Sacramento. Il sacramento dell'Eucaristia, il Santissimo Sacramento, è una fonte di acqua viva. Quanti di noi se lo ricordano questo? Molte volte viviamo la celebrazione domenicale o la celebrazione della messa quotidiana o passiamo davanti al tabernacolo così, con molta abitudine e con molta nonchalance. Il sacramento il Santissimo Sacramento, l'Eucaristia, è fonte d'acqua viva a cui ci dobbiamo dissetare. Perché possiate, continua Madre Maria Gargani, con perenne coraggio amare i disagi, le spine, qualunque pena in vista di salvare le anime. E questo o no il compito di un ministro ordinato, ma anche di un battezzato, aiutare il Signore a salvare le anime attraverso l'offerta delle proprie sofferenze. Ma abbiamo bisogno di nutrirci di Gesù per poter soffrire e offrire con Lui. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.